Torna la vittoria alla Narnese in casa, che batte per 3-1 il Gualdo Casa Castalda. Nonostante la sconfitta, buona la prestazione degli ospiti. La Narnese è andata sull'acceleratore nei minuti finali, segnando i due gol che hanno deciso la contesa. Da segnalare il gesto tecnico di Andrea Bagnato, che direttamente dal fischio d'inizio del secondo tempo, dopo 4 secondi, ha siglato il gol del momentaneo 1-0. Un gesto tecnico bellissimo da vedere e da rivedere, che ricorda un po' quanto successo nel 2011. Questa volta era il calcio d'inizio di Michele Virgilio nel match contro della Narnese contro il Casa del Diavolo. Questa volta, sempre dal fischio d'inizio del secondo tempo, gran gol di Bagnato e 1-0. Vi invito a rivedere questa prodezza, perché sicuramente merita. Andando in cronaca, primo tempo, avaro di occasioni, meglio sicuramente il Gualdo, che sfiora il vantaggio in due circostanze. Al 31esimo, tiro dalla distanza di Salvucci, respinge Pagliani, che sostituiva lo squalificato Kunzi in porta, di pugno, e poi passa, non riesce il tap-in da pochi passi. Ben più pericoloso la formazione di mister Pierotti al 37esimo, su azione di contropiede. Questa volta è Gaggioli a sfiorare il gol, ma Pagliani, sicuramente uno dei migliori in campo, devia la palla e manda in angolo. Al 45esimo, l'unica occasione per la Narnese del primo tempo, punizione di Bagnato, palla di poco alta. Nella ripresa, pronti via, e dopo 4 secondi Quondam serve la palla a Bagnato, che si inventa questo gesto tecnico stupendo, palla all'incrocio dei pali e Narnese in vantaggio, e complimenti ad Andrea Bagnato per questa prodezza vera e propria. Il Gualdo non demorde e al 7° reagisce su azione di calcio d'angolo, con Sovlini devia di testa la palla in calcio d'angolo. Poi ci prova Salvucci all'11esimo, respinge Pagliani. Ma al 18esimo la formazione di mister Pierotti trova il pareggio con Dragoni, che ieri era stato il suo compleanno, e oggi con questo diagonale batte Pagliani per l'1-1. Gli ospiti al 23esimo hanno anche l'occasione per passare in vantaggio con Passeri, che batte Pagliani in uscita, ma non riesce a centrare il bersaglio, e poi Petrini cincisca al momento del tiro. E così al 33esimo la Narnese va di nuovo in vantaggio. Cola trova il neo entrato Lucci, che serve Quondam, il quale sotto misura non sbaglia e segna il suo 9° gol stagionale, che vale il 2-1 momentaneo per la Narnese. Ma non finisce qui, perché al 43esimo il neo entrato Bellini si fa tutta la fascia sinistra del campo con un'azione personale travolgente, e serve un altro neo entrato Lucci, classe 2001, per il quale è un gioco da ragazzi battere per la terza volta Giunti. È il 3-1 per la Narnese, che con questi tre punti respira ancora di più l'alta classifica, mentre notte fonda per il Gualdo Casa Castalda, nonostante una buonissima prestazione. Da Narni è tutto. Stefano Pace, preparatore atletico della Narnese. Allora, parliamo della partita. Io mi soffermerei in primis sul grandissimo gol di Bagnato dopo un minuto. Cioè, non se ne vedono mai cose del genere sui campi di gioco. Penso che vada sottolineato il gesto tecnico di Andrea Bagnato. Sì, sì, lui è un ragazzo, ormai siamo insieme anche da 2 anni, lo conosco tecnicamente, ha queste giocate da giocatore forte, e oggi ci ha deliziato con questo gol. Bene, così, sono contento anche per lui, perché è un ragazzo, insomma, che vale, ed è giusto che raccolga i frutti, insomma, del lavoro che fa. Parlando della partita, è stata molto equilibrata a mio parere. Sì, una partita equilibrata, difficile, lo sapevamo. Quando torni in campo dopo 20 giorni di stop ci può stare. Poi loro comunque sì, è vero che sono penultimi, ma sono ben organizzati. Anche all'andata avevamo faticato molto. Siamo contenti, perché poi, ecco, mi dicono che anche dagli altri campi, insomma, qualche risultato è un po', diciamo così, poco preventivabile all'inizio, quindi ci prendiamo questi tre punti importanti per noi, che vengono, ecco, anche in una domenica in cui avevamo un sacco di difficoltà dal punto di vista numerico, tra influenze, malanni di stagione, acciacchi vari, quindi abbiamo ripreso la marcia, siamo contenti, bene così, insomma.
Siamo con Luca Pierotti, allenatore del Gualdo Casacastalda. Allora, mister, avete giocato una buonissima partita, però il risultato avete perso 3-1, nonostante che sicuramente sia nel primo che nel secondo tempo avete, secondo me, giocato molto bene. Sì, sì, no, infatti se uno va a vedere il risultato domani e dice 3-1, sicuramente dice siamo stati schiacciati, invece abbiamo avuto mano il gioco, anche molte occasioni, però poi paghiamo sempre disattenzioni e il fatto che comunque squadre avversarie hanno giocatori importanti che sono decisivi, nel senso che un'occasione tipo Kondam, un'occasione avuta e fa gol. Noi invece dobbiamo migliorare molto in questo. Parlando della partita, voi sicuramente la prestazione è ottima, quindi fa ben sperare per il futuro, però come ho chiesto al suo collega, sicuramente il gol di Bagnato è da cineteca. Sì, sì, ha fatto un grandissimo gol, ha visto il portiere fuori che comunque... Non lo so, devo rivederlo, non lo so fino a che punto c'è il demerito, ma penso comunque di dare merito sicuramente a Bagnato perché ha fatto un gran gol.